far vedere in questo video come trasformare una borraccia in un portaoggetti. Allora, questo è il mio borsellino sottosella, come vedete si è bucato, quindi mi sono stufato di comprarlo, volevo provare una finta borraccia, però tutte le finte borracce che ho trovato sono da 7,50 e sono abbastanza grandi. Quindi che cosa ho deciso? Ho deciso di tagliare questa borraccia, come vedete, e utilizzarla come portaoggetti. Come faccio? Lo metto qua dentro, vedete, chiudo. Io l'ho tagliata un po' più bassa perché qua vedete che c'è questa sbavatura, in modo che posso infilarlo qua dentro e così non esce più. Magari se prendete una buca con una borraccia del genere tirava fuori il tappo e cadeva tutto, invece così è veramente stretto. Poi il portaborraccia si aggancia qua, questo il baffo del portaborraccia arriva qua e non lo fa più uscire. Secondo voi vi piace come idea? L'avete mai fatto? Aspettate che proviamo a vedere quanta roba ci entra dentro. Vediamo, Ok, allora mettiamo la nostra camera d'aria, poi infiliamo tutto quello che non serve. Questo è il riduttore, mettiamo questo, una valvola, questo qua è per lo smaglia catena, altro pezzo dello smaglia catena, il cacciacopertoni. Poi mettiamo la valvolina con la nostra bomboletta CO2. Aspettate che qua metto prima questa, poi questo lo mettiamo qua sopra. Poi ci abbiamo, aspettate che sennò si incastra male, questo è il nostro tip top. Vediamo se entra tutto bene. Ok, è entrato tutto, ragazzi? Andiamolo a provare sulla bici, vediamo se funziona. Mettiamolo qua dentro, vediamo se funziona. Vedete, questo è il baffo del portaborraccia, entra tutto dentro alla perfezione. Vedete? Scusate, un po' immagine un po' scura, però non esce. Allora, come vi sembra questa idea? Vi piace? Non vi piace? Fatemelo sapere sui commenti. Come al solito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao!